piacere vedere una provincia numerosa in questo piccolo posto che è Porto Bufolè, è un gioiellino per noi che ci viviamo e vedere molti nostri concittadini e tanti ospiti che vengono a trovarci anche da fuori ci riempie veramente di gioia. Vi porto il saluto del sindaco e tutta l'amministrazione comunale. E questa è di nuovo una serata dedicata alla donna. È il terzo anno che facciamo un'iniziativa di questo tipo. Nel 2012 abbiamo fatto delle letture al femminile di letteratura. Nel 2013 la serata era dedicata a Julien Gercot, alla sua vita. E entrambi questi appuntamenti li ha condotti Carla Manzon, la nostra amica Carla Manzon, che quest'anno per questo lavoro ne ha curato l'adattamento e seguito la regia. Dopo alla fine ve la presenteremo. Il lavoro di questa sera, che mettiamo così a disposizione grazie anche all'aiuto di Asco Piave e anche all'interessamento della nostra Proloco di Porto Bufolè, si chiama Benvenuto in Paradiso. Sono storie di donne amate e uccise. È un lavoro tratto dal libro di Serena Dandini, Ferite a morte, di cui molto si parla giustamente in questi giorni, un libro importante. Anche stasera stessa mi sembra che in televisione vada in onda uno spettacolo tratto proprio condotto da Serena Dandini. Noi qui cerchiamo di fare altrettanto. A portare sulla scena è il gruppo teatrale Recitar Giocando, che è collegato all'Università della Terza Età di San Vito al Tagliamento. E desidero subito evidenziare che però qui non siamo in un teatro, questa è la sala consiliare, e quindi ci scusiamo sin da subito se la struttura, l'acustica o altro non dovesse essere perfettamente confacente. Ci auguriamo che il messaggio comunque vi arrivi, perché è importante questo invece sapere, che le attrici di questa sera non sono professioniste, alcune di loro hanno addirittura debuttato solamente ieri sera, ma vi assicuro che ho visto le prove e sono veramente brave. E quindi questo lavoro, prima ancora di essere una vera e propria rappresentazione teatrale, è il risultato della scelta di un gruppo di donne consapevoli, ma anche commosse ed emozionate, desiderose di raccontare storie vere di altre donne, che purtroppo non ci sono più. Per ricordare tutte le vittime di violenze sessuali, psicologiche e fisiche, su iniziativa di una donna messicana, Elina Chauvet, vengono indossate scarpe di colore rosso, colore che è simbolo del sangue, della passione, che si trasforma purtroppo anche in violenza, dell'amore, in questo caso morboso e perverso. Ma a questo simbolo così importante e drammatico desidero ricordare un altro, più semplice e tradizionale, ma altrettanto significativo, quello della mimosa che in questi giorni abbiamo regalato e che voi donne, nostre donne, hanno ricevuto. Questa bellissima infiorescenza così carica di luce ed energia, generosità, pronta a sacrificarsi in nome della donna perché viene tagliata. In cambio richiede solamente di essere amorevolmente protetta e sinceramente amata. In caso contrario, senza la nostra attenzione e rispetto, la pianta soffre sino a morire. Scusateci, ma noi donne siamo fatte così. Thank you.
Vieni, non aver paura, vieni. Dobbiamo solo raccontare la nostra storia. Non ti mangia mica nessuno, sai. La mangiate voi? No. Vieni allora, siediti. Niente. È cinica. Si vergogna. È rimasta timida. Anche dopo il sorpasso. E che ci devo fare? Io non ero timida prima e non lo sono manco ora. Uè, Comaruzza, guarda che lo devi raccontare tu di come sei volata nel paradiso di Allah. Mica lo posso fare io, che sono di Caltanissetta. E poi, dillo, che qui di vergini manco l'ombra. Diciamo pure che siamo tutte donne, c'è una certa esperienza. Ma non te la prendere, è solo una battuta. E sì che quando siamo sole ci fa sempre ridere essa, vero? Sì. È brava a raccontare le storielle. Dai, raccontaci quella del talebano dalla bocca larga. Ecco quella. E va bene, ho capito. Incomincio io. Nome, Cammela. Cognome, Rositano e Mantade. Sì, il mio cognome da sposata, Mantade. Sogno coniugata, Mantade. Sono nata a Caltanissetta il 15 aprile del 1958 e sono deceduta a Caltanissetta il 20 agosto del 1978. Per mano del suddetto marito, Mantade Totò. Motivazione? Delitto d'onore. Lo sai? Lo sai che cosa vuol dire? È uguale che da qui, stessa cosa. Tu a Tabriz e io per Caltanissetta. E beh, io tanti anni fa e tu l'acciaieri. E beh, io con la rubara e tu lapidata. E beh, io in Italia e tu in Iraq. E beh, stessa cosa. Non cambia niente. Sei adultera pure tu. Che ci vuoi fare? Sono cose che capitano nella vita. E che se sei donna, sono cose che te la tolgono la vita. Eh sì, a Totò gli hanno dato solo 5 anni. 5 anni. Perché all'epoca c'era quella famosa legge che dava una mano a questi mariti disonorati. Ma gli ha sposato un'altra. La mena solo, per ora. Io qui sono una specie di veterana. A favore dove arrivate, le metto a proprio agio, le divido per settori. Tutto questo fino a poco tempo fa. Ma c'è il pienone e siamo tutte mischiate. Prima ci si divideva per razza, per colore, per religione. Poi è finita, all'arrembaggio. Però voi sapete come siamo fatte noi donne. Ridiamo, scherziamo, litighiamo, spettegoliamo. Facciamo subito amicizia. Infatti ora siamo tutte qui, sì, tutte insieme, perfino le serbe e le bosniache, perfino le ebree e le palestinesi, e cani e gatti. E poi, da quando sono arrivate le chance, qui si balla tutte le sere. Sentite, la 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 la
altro la loro musica brasiliana. E qui si balla tutte le sere. E queste non la smettono mai. Oh. Ma guardate. Vuoi cominciare? Questa chi è? Vuoi raccontare la tua storia? Vedi, ne è arrivata un'altra. Ma ormai, ormai, qui è un continuo. Ma voi, voi lo sapete che ne ammazzano una ogni due giorni solo in Italia? Io non ce la faccio più, eh. Ah, no, 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 no. Sono veramente stanca. Lavoro solo io, non avete visto? Devo raccogliere tutto. Adesso guarda, io devo andare di là ad accogliere la nuova arrivata. E intanto tu racconti la tua storia del tuo amore dagli occhi di gatto. Noi ci vediamo dopo, sai? Stai tranquilla, nessuno ti mangia e ci vediamo dopo. Benvenuta in paradiso! Io? Sì, benvenuta qui fra noi! Guarda, io adesso me ne devo andare di là, perché devo andare con Charles, perché quelle sono pazzaliele, sai? E le devo un po' controllare. Tu stai qui con loro, accomodati pure. Ci vediamo dopo, sai? Ciao! Ciao! Vendeva stoffe al mercato e aveva gli occhi di gatto, ma io ero già sposata con Mamet, 40 anni più di me. Mamet l'ho incontrato la prima volta il giorno del nostro matrimonio. Ho pensato, almeno questo vecchio non ha i baffi. Mia cugina è stata più sfortunata. Il suo vecchio aveva pure la barba. Mia madre l'hanno sposata a 13 anni e ha fatto 13 figli. Mia madre mi ha detto: figlia, segui il tuo destino come una spiga al vento e vedrai la vita passa presto, come in un soffio. Ma lui aveva gli occhi di gatto e all'improvviso il vento si è fermato, il mio cuore si è svegliato e ha cominciato a battere forte. Ci siamo innamorati dell'amore. Tutti i giovedì al mercato di Tabriz, su un letto di damaschi e sete preziose. Mi avete chiesto com'è morire sotto una pioggia di pietre, il contrario esatto dell'amore. Il cuore si ferma, tutto diventa buio. Ma quello che mi ha ferito veramente è stato l'applauso finale di tutti gli uomini del villaggio. C'erano pure mio padre e mio fratello ad applaudire. Mi chiedete: com'è morire sotto una pioggia di pietre? Conviene. I parenti risparmiano pure per la tomba. Ma anche sotto tutte le pietre del deserto del Gran Sar, nessuno, nessuno potrà togliermi
il mio amore dagli occhi di gatto. Del bancone di Nina del mercato e lui ce lo sapeva! E dai, ma non la vedete la televisione, no? Non ce vuole il Riste Parma per capire che gli ha dato i soldi alla thailandese, eh? Quelle se puzzano de fame e pedulire te fanno certi servizietti e una falsa testimonianza a paragone. È una passeggiata di salute, eh? Valeva che morivo, Meglio morta po' che guardarmi un'altra domenica sportiva con l'illuminata, quella presentatrice bionda piena di luce che sembra una Madonna, quella che dice i risultati con le labbra da rossetto forte e con gli orecchini da lampadario, a lui piace tanto. A me invece faceva schifo. Sto qua dentro e a nessuno dico nessuno
Gli è venuto il sospetto di dare una sbirciatina. No, se la son bevuta. E quello, il furbo, ha fatto pure il piantarello a chi l'ha visto. Sul canale 3. Dice che sono andata via di casa al cappotto. Una mattina si è svegliato e non c'ero più. Dice che era strano, che ha subito capito che qualcosa non andava. Perché non gli avevo lasciato il caffè pronto come al solito. Ma l'immortacci sua! Se non ve li brigate, ce li trovate solo i cilini! Sono sfinita, sono esaurita, mi riesco a stanca pure da morta. Attraverso la cruna di un ago che una donna manager entri in un consiglio d'amministrazione. Ma io ce l'ho fatta. Brava. Non è stata una passeggiata, sono battaglie che lasciano i segni. Questa piega amara qui, per esempio, prima non ce l'avevo. Ma che volete? Ogni cosa ha il suo prezzo. E se i soldi per pagarti un po' di botulino, si vede molto meno. Io appartengo alla generazione di donne che ha rinunciato ai figli per la carriera. Non me ne vento. Ho coltivato delle amicizie meravigliose. Mica è detto che una donna per realizzarsi deve per forza essere mamma, come dice la pubblicità dei pannolini. Poi tanto, ci sono gli uomini che ti scaldano il cuore. Io addirittura ho sposato un collega. È bello lavorare spalla a spalla, sentirsi complici e uguali. Tonnellate di mail da smaltire la sera prima di ritrovarsi finalmente a letto. Stessi iPad, stessi orari, stesso stress. Se sei fono BlackBerry, c'è sempre qualcuno che preferisce il BlackBerry. Stessi viaggi di lavoro, freccia rossa, wifi, stessi VIP lounge, stessi stipendi. Ecco, finché sono stati gli stessi, è andato tutto bene. Io ci ho messo un po' a raggiungerlo. Si sa, a fare curriculum, noi donne, siamo considerate meno spendibili, meno autorevoli. Dobbiamo essere 3 volte più brave per ottenere lo stesso risultato. Ma alla fine ce lo fa. Il problema è che poi lo supera. Ho cominciato a guadagnare più di lui. Non l'ho fatto apposta, anzi, mi vergognavo anche un po'. Subito non gliel'ho detto, non so perché, ma dentro di me mi sentivo in colpa, come se superarlo economicamente fosse un affronto alla sua virilità. Avevo paura di umiliarmi. Ma poi mi son detta che il mondo era ben cambiato dai tempi di mio padre, che non ha fatto mai lavorare la mamma, anche se era laureata, per decoro, per decenza. Che non si dica che la sua signora era costretta a faticare. A lei invece sarebbe piaciuto tanto, ma non l'ha mai contrariato. Io sì. E così ho fatto outing, offrendogli un weekend 5 stelle a Parigi. Madonna, che bella Parigi. Ah, è bella, sì. Ma da lì, guarda. Lentamente, sottilmente, un veleno si è infiltrato nel nostro rapporto. Io non ero più così simpatica, né tanto intelligente come prima. Anzi, ogni motivo era buono per
assestare un colpetto alla mia autostima. Che si sa, nelle donne è già traballante di suo. Piano piano ha cominciato a colpirmi. Prima in privato, poi in pubblico, davanti ad amici e colleghi. Un risentimento sordo, un sarcasmo feroce, una critica impietosa e continua. Non andava mai bene quello che facevo. Un match senza esclusione di colpi. Anzi, un colpo dietro l'altro, fino a quello definitivo. Un portacenere di marmo tirato in piena fronte una sera di maggio, appena tornati da un convegno sui tassi di interesse. Ero ancora viva, poteva salvarmi. E invece mi guardava con stupore, immobile. Io respiravo a fatica, finalmente debole e arrendevole. Si sentiva inferiore e non aveva altra scelta che ricorrere alla forza fisica. In quella era ancora superiore a me. Almeno ha vinto l'ultima partita. Che brutta storia. Eh sì. Ma vuoi sentire la mia storia? Sì. Io sono di Napoli. Siete mai state a Napoli? Sì. E le vicole di Napoli, tu le conosci? Le vicole? Quelle che vendono i giornali. Si chiamano edicole, ma non vendono i giornali. Ah no? No, ce ne sono a ogni angolo di strada a Napoli e persino nei cortili, dentro i palazzi. Sono dei piccoli altari all'aperto, templi cristiani e insieme pagani, come li chiama Roberto Saviano, che alla città vuole bene nonostante tutto. Sono luoghi sacri, fai da te, servono per celebrare i santi protettori e i morti del quartiere. Senza andare tutti i giorni in cimitero. E ci sono le offerte, le preghiere, i fiori, i ceri, gli ex voto. È sicuro che al morto piace di più rimanere nelle vicinanze di casa, lì dove è vissuto, in compagnia degli amici, insieme ai parenti, ai vicini, ai passanti, con l'odore di fritto dei panzerotti e i ragazzini che gli buttano la palla in faccia, sopra la fotografia. È un po' come se fossero ancora vivi. Guardano, sentono, sono rispettati. È naturale che nelle edicole i morti stanno meglio. Intanto le foto sono più belle che sulla lapide. Almeno la mia. È veramente uno splendore. Onestamente lo scatto me l'ha fatto mia sorella Titina. È un talento. Poi, al laboratorio di sviluppo, la mia grandita. È la più grande di tutte la mia foto. Hanno anche rinforzato il rossetto e la linea agli occhi. Poi io ho pure la cornice in puro ossidal, color oro, che la pioggia non lascia sfiorare neanche. Si nota proprio in mezzo al vicolo, spicca. Anzi, diciamo che sovrasta pure l'immagine del santo medico, pace all'anima sua, che mi perdoni. Ma intanto si fermano tutti a mettere un cero. È così pure il santo. Si guadagna una preghiera in più. Per questi tempi non è poco. Vi dico solo che l'altare mio è più illuminato di quello di Diego Armando Maradona. A Piazzettanino, sì, dove c'è pure un capello suo, autenticato, sotto vetro, venuto come una reliquia. E poi Diego è ancora vivo, mentre io sono morta. Anche se si direbbe il contrario. Per quando io brillo di luce nella notte, eh? Beh, ancora vivo, sì. Armando Maradona. Scusate, ma è un po' che non frequento il calcio. Anzi, diciamo che non sono stata mai tifosa veramente. Lo facevo più che altro per Tonino, che ci moriva dietro la sua squadra. E adesso chissà come ci sforma, che c'ho la foto più bella di Maradona. Ma il titolo sul giornale, invece, non era tanto grande. Ragazza 66enne uccisa da 25 coltellate. No, scusate, al contrario. 25 anni, 66 coltellate. Mi sbaglio sempre. Due coltellate e mezzo,
per ogni anno della mia breve vita, solo aventi dritta al cuore. Ci vuole tempo per dare tutte quelle volte là, ma pensate a quanto è lungo un minuto. Beh, ce ne vogliono almeno tre, senza fermarsi mai. Lui non si è fermato neanche per riprendere fiato. Questa volta aveva paura che lo schiattava. Perché ci aveva già provato l'anno prima, in mezzo al corso Garibaldi. È arrivato di corsa e mi ha dato quattro fendenti al collo. Ma poi qualcuno l'ha fermato. Sono state 10 giorni in coma. 10. Poi ce l'ho fatta. L'hanno mandato ai domiciliari perché dicevano che era stato un raptus. Un raptus non viene due volte. E invece visto che sorpresa, caro giudice. Ma io tanto insieme a lui non ci tornavo neanche morta. E lui l'ha capito che non avevo più paura. Questi uomini qua, se si accorgono che siete diventati davvero forti, non lo possono sopportare. Cadendo a terra, ho sfondato pure la vetrina dell'alimentare di Michele. Certo che se lo lasciavano in galera, era meglio per tutti, pure per Michele. Eppure ci vuole una grande forza per togliere la vita con un taglierino. A pensare che lui non tagliava mai neanche il pane perché gli faceva male il polso. Dice che c'aveva il tunnel della carpa. Non il pesce. Ma quel dolore alle ossa del polso così forte che dice che non puoi stringere in mano niente se non senti delle fitte atroci. Eppure i bambini li ha sgozzati e con una forza inaudita. E alla polizia hai detto che dovevi farlo per punirmi. Perché io ero la tua schiava e non potevo rifarmi una vita libera, da sola, lontano da te, con i tuoi figli. Ma che erano anche i figli miei! Ci vuole una grande forza per togliere la vita con un taglierino. Infatti non sei riuscito a suicidarti dopo. Sei sopravvissuto. Vedi che c'è la pelaccia dura come i coccodrilli. Però non hai versato una lacrima. Hai detto a tutti che era un lavoro che andava fatto. Punto e basta. Come aggiustare un rubinetto che perde, ovviare un cancello che cipolla. Insomma, si rimettono a posto le cose e tutto torna in ordine. È un ordine antico che non prevede eccezioni. Ma non mi hai
rimasta viva. Almeno così credono tutti. Anche se sono qui che respiro, che fumo le sigarette. Quel giorno sono morta anch'io. Anche di donne stronze, o no? E io sono una di quelle. Appartenere al genere femminile non ti assicura il lascia passare della bontà. Io sono una di quelle che senza mezzi termini viene definita figlia di mignotta. E allora? Io guardo il mio piacere, il mio interesse, il mio tornaconto. Non mi fregate con due cene e un regalino. Io ho studiato, lavoro e appena posso divento uno squalo. Sì. Oh, e con gli uomini come la mettiamo? Gli uomini? Ma gli uomini io me li trovo un po' dappertutto. Ultimamente, sapete, internet è un ottimo terreno di caccia. Loro pensano di sedurti. Tu glielo lasci credere, fai i tuoi comodi e poi sparisci nel nulla. D'altra parte ce l'hanno insegnata proprio io. E noi donne siamo brave a imparare. Lo dicono le statistiche. Non a caso siamo il 60% di laureati in questo paese. Io non mi impegno mai, non convivo mai e non divido mai il mio letto per più di due notti di seguito. Se glielo lasci fare, il tipo si mette a cucinare e pretende di montarti la libreria del che soggiorno. Io odio l'IKEA e anche le Rue Merlin. Le coppie che passano il sabato pomeriggio in questi grandi magazzini pieni di offerte sono la cosa più squallida dopo San Valentino. Signori, l'importante è fare patti chiari fin dall'inizio. Anzi, no, no, è proprio meglio non farli i patti e andarsene prima. Si è arreso, insisteva, mi aspettava sotto casa con degli stupidi mazzi di gerbere. Io odio anche le gerbere e gliene ho sbattute in faccia. Ma lui no, non si dava per vinto. Mi lasciava il biglietto in macchina, mi aspettava in ufficio, mi seguiva dalla parrucchiera ed era anche lì quando mi ha visto salire in albergo con un amico conosciuto su Facebook. Ha aspettato che lui scendesse, se ne andasse. Per salire e fare la solita patetica scenata, io non ne potevo più, non ne potevo più, e gliel'ho anche detto, gli ho detto, sei un poveraccio, non ho bisogno di te. E lui mi ha buttato dalla finestra. Ah! Non me l'aspettavo, sai! Per quanto stronza, mi ha fregato lo stesso. Tutto il giorno si scalda. Oh, non ne posso più! Ah, e
Valle del Rio, vive a Reggio, e invece sono qui con noi. Carmela, vieni a parlare con noi. Ma vattene, va, io non ce la faccio più con loro. Mi fanno diventare una cappa così. E adesso mi sono stancata e me ne sto qua. Io non sono mai stante. Che fa? Sempre che fa? Allora loro facessero quello che vogliono e io sono qua con voi e non mi muovo più. Oh! Carmela, lei è anche incinta. Ma raccontaci un po' che cosa ti è successo e come mai sei qua. Cosa ti devo dire? Non lo so. Avevamo il mostro in casa e non ce ne siamo accorti. Come? Sì, l'ha detto mia mamma di inquirenti. Era lì che fumava vicino al caminetto, non ce ne siamo accorti. Guardava la partita, non ce ne siamo accorti. Che aveva proprio il mostro dentro. Non se n'è accorta. E quando l'ha messa incinta per la terza volta, non se n'è accorta. Io sì, è naturale. Mi sono venuti subito noi i broccoli. E io ho capito. Inutile che fare soldi per il test. Il broccolo è un segnale infallibile. Micidiale. Sì. 5 volte che sono rimasta incinta. Me l'ha detto il broccolo. Sì. I figli ne ho solo 3. Uno è morto appena nato. L'altro mi è rimasto in pancia 7 mesi e non è più uscito. Sono morta prima. Pure mia sorella ha detto che avevamo il mostro in casa. Non ci andava d'accordo con mio marito. Non si sono piaciuti mai. Questione di caratteri o di segni zodiacali. Lei è una scorpione, reagisce. Una volta che mio marito l'ha strattonata, ha cominciato a strillare come un'aquila. Ma che ti strilli? Ti vuoi far sentire da tutti i vicini? E che vuoi che sia uno strattone, dai? E allora io, quando mi ha tirato la sedia in testa, che avrei dovuto dire? Sono sfoghi così del momento. Si sa, gli uomini hanno queste punte di carattere. Hai visto come sono fatti anche fisicamente? Sono un fascio di nervi, ma deboli di stomaco. La sedia è volata perché non avevo tolto la cipolla dal sugo. E ci aveva ragione lui, scusate, eh? Non la digerisce e poi sta male. Ah, comunque ha funzionato, perché dopo la volta che ho preso la cipolla non l'ho più messa da nessuna parte. Prego. Avevamo il mostro in casa e non ce ne siamo accorti, ma proprio nessuno se ne è accorto. Nemmeno il brigadiere che mi ha vista in fila alle poste con la faccia viola di pugni e mi ha detto: che ti sei fatta, Teresa? Io, per non creare problemi e chiacchiere, ho detto che ero caduta dalle scale della cantinetta. Lui mi ha guardato e mi ha sorriso. Poi come un papà buono mi ha detto di stare tranquilla, di fare pace con mio marito, di non farlo arrabbiare. Ma io ci ho provato a non farlo arrabbiare, ma lui era sempre su di giri. La notte si alzava, girava per la casa, sbatteva le porte, andava da quella e poi dopo un po' tornava a letto e fumava. E io zitta, guardavo la luce della luna e speravo che passasse. Ma poche settimane dopo, mentre pulivo i broccoli, ho capito. Era successo di nuovo. Lui non voleva altri figli da me e ci aveva ragione. Dove lo mettevamo un altro ragazzino? Al 7° mese la pancia si vedeva tanto e ho dovuto dirglielo. Ma era tranquillo. Sì, sì. Siamo andati in una scampagnata con la signora Ipanini. E lui ha preso una lata di benzina dal garage. Perché prendi la benzina, papà, se la macchina va a diesel? Fatti gli affari tuoi, gli ha detto, ma senza minarlo. Di buon umore.
Lo vedi? Non avevamo un mostro in casa. Altrimenti mi avrebbe bruciata viva da subito, scusate. Oh, ma no! E invece, prima mi ha dato una vagata che mi ha stordita forte. E quando mi ha dato fuoco non ho sentito quasi niente. Ah no, lo vedi? Lui ci pensava a me fino alla fine. Il mio bambino. Sai, l'avrei chiamato Vito come il nonno. Una cretinetta, me lo diceva pure papà.
anche se a me quel cretinetto non è mai andato giù. Che volevo dimostrare? Insomma, vorrei uscire da questo girone. Mi spostate o che? No, stai con noi. Se solo prendessi questo telefono, saprei io chi chiamare. Ma pure il cellulare ormai è più morto di me. Rossi, ceci bolliti, poi menta, sedano, prezzemolo. Allora, poi ci vogliono anche i semi di papavero, i semi di zucca e girasole. Pure. E poi il limone, importantissimo, perché il limone è importantissimo, sia la scorza che il succo. Ma per fare un buon maftour ci vuole prima di tutto la farina giusta, che deve essere integrale naturalmente. E poi ci vuole il frumento spezzettato, il bulgur. Bulgur. È un grano buonissimo. Lo cercavo tra i banchi del mercato quella mattina, assieme alle verdure e tante spezie. Ci vuole proprio il grano duro ambar. Serve la miglior varietà per cucinare il più buon maftour della Palestina. E io modestamente lo so fare proprio bene. Voglio preparare un piatto da grandi occasioni e dei dolcetti profumati all'acqua di rose. Piacciono tanto ai miei bambini. Sì, sì, avrei cucinato tutto il giorno per festeggiare quella giornata epocale, unica, speciale. Ramadan? No, molto di più. Il tribunale aveva finalmente accettato di discutere la mia domanda di divorzio. Solo discuterla, ma era già un miracolo. Perché da noi chiedere il divorzio è un privilegio riservato solo agli uomini, che possono lasciare le loro mogli quando li va, senza neanche andare in tribunale. Invece noi donne dobbiamo chiedere il permesso. A chi? A lui, al proprio marito, naturalmente. Scusa, caro. Mi faresti andare via con i nostri tre bambini? Visto che mi maltratti da quando siamo sposati, urli, alzi le mani in continuazione e mi hai mandato più di una volta in ospedale con la faccia tumefatta e le ossa rotte. E lui? Ciubotte. Anche mio padre era come lui e diceva sempre: dove finiremo se le donne possono divorziare ogni volta che vogliono? Naturalmente mio marito non me l'ha mai dato questo permesso, ma io ci sono riuscita con l'aiuto del centro per le donne. Avevo i referti ospedalieri e le testimonianze dei vicini e di alcuni parenti. Sognavo di andarmene lontano con i miei tre bambini per stare tranquilli, ma non ti lasciano mai andare. E non è che ti tengono per amore, no. Solo per la figura, con i parenti e gli amici, per non perdere la faccia o non perdere la dote. Io invece ho perso la mia vita al mercato di Boda. Proprio mentre avevo trovato il grano che cercavo, luccicante come l'oro di un gioiello prezioso. Stavo pagando, quando un tratto ho visto uno schizzo di sangue a terra. Solo dopo ho capito che veniva dalla mia gola, tagliata in un lampo dal suo coltello affilato. Non ha aspettato neanche la prima udienza. L'ha voluto fare subito, in pubblico, davanti agli amici, per riconquistare il suo orgoglio. Un'esecuzione in una piazza assolata. Poi per me è sceso il buio e non ho visto più niente. La spesa mi è scivolata di mano. I peperoni rossi sono caduti giù per le scale del mercato
rincorsi dai bambini come un bellissimo gioco. Che peccato. Avevo trovato proprio il grano che cercavo per fare il più buon maftul della mia vita. Vita che non c'è più. Mi è rimasta in mano l'acqua di rose e lo zenzero. Rimasta la prima sentenza che permette finalmente alle mogli di chiedere il divorzio. Saranno loro a cucinare un pranzo di festa anche per me, senza badare a spese, con il grano più buono che c'è. E poi... Creandolo, limone e buccia. Dal cantei e buttato là
l'aga dal fiume. Adesso il dischi non so in guarda. Al fa penta di essi ma. Ma lui non è ma, ma è furbo. Lui al volere in mescai. Ah, no che dal va. Ma saposca è. Al voleva che dalla polizza che mi aveva fatto lui. 1.000.000 euro. E io mi sono condannata per sola la volta che l'hai fermata. Però non pensava che i curins dispettosi dal flum all'ovresse in tradito. Perché io sono tornata su. Bianco? Si chiama Salvo. Ma non sei meno salvata, eh? Bianco Nini. Io sono tornata su. Sono il ca. Sapessi che storia che mi è capitata. Adesso troviamo un posticino dove sedersi. Piuttosto affollato, eh? Sì. Ah, c'è un posticino qua. Le porte sono aperte. Però. Allora. Devi sapere. Eh no, basta. Oddio, anche lei qua? Sì. Le conosci? Sono qua. Non stiamo tanto a menarcela, a raccontarcela. Cicci, bla bla bla, che è naturale, fa parte della natura. Ci sono cose che sono così e basta. Vuoi mettere in discussione le onde del mare? O le nuvole? No. Ci sono sempre state e ci saranno ancora. Quando scomparirete? Ed è inutile mettersi a fare tutte queste storie tragiche. Manifestazioni, alleanze, sorellanze. Vittime di qua, vittime di là. Ma non capite che peggiorate la situazione? E a quelli gli viene ancora più voglia di farvi fuori. Vi ammazzerei tutte io, se non foste già morte. All'uomo gli viene naturale di comandare, e non è colpa sua. È fatto così. Studiate il DNA, e poi venitemi a raccontare. All'uomo non gli piace di essere contrariato. Devi dargli sempre ragione. E tutto fila liscio. E invece no. Sempre far polemiche, a ridire, a mettere i puntini sulla i. E ora mi spieghi. E adesso parliamo. E poi vi lamentate. Che si arriva alle estreme conseguenze. Io sono morta per caso. Quello che chiamano un omicidio collaterale. Mi trovavo lì. Perché mi mancava lo zucchero. Sono diventata una testimone scomoda e già che c'era, ha ammazzato pure me. Io nella vita non sono mai stata fortunata. A 40 anni non avevo ancora un marito. E sono stata fatta fuori dal marito di un'altra. Se non è sfiga questa, sono gli svantaggi che sono beccata. Perché i vantaggi ci sono, belle mie. Sì, non fate le ipocrite. Vi piace il tegino dei tantini? Lo scarico riparato? Il letto caldo? Però poi mi salta il ghiribizzo e... Volete indipendenza? Certo. Uscire con le amiche? Farvi la tintura rosso fuoco? E poi vi hanno stufato? E li volete lasciare? Eh no. Troppo comodo, care mie. Ormai ci sei e ci stai. Te lo sei preso e te lo tieni. Sempre a lagnarsi, a lamentarsi. È troppo, parla poco, non è romantico, non mi capisce. Alla fine questi sono costretti a venire le mani. Il marito di Iris, la mia vicina, erano anni che glielo sentivo dire. Guarda che t'ammazzo! E più di così, te lo dice pure, e lo sa tutto il vicinato. E tu
continui a fare le storie. Ma sei proprio scema, cara mia. Te la sei voluta? C'è solo una cosa che non capisco. Ma io? Che c'entravo? Che c'entravo io? Che c'entravo? Ma... Allora, ti stavo raccontando che lo sapevano tutti. Glielo aveva detto tutti, a mia madre, a mia suocera, ai carabinieri, ai colleghi di lavoro. Oh, quando ti dico tutti e tutti, sapevano anche gli amici del bar, i vicini di casa e il postino. Ah, e anche gli imbianchini che erano venuti a dare una rinfrescata alle pareti della cucina. Lo sapevano anche, glielo avevo detto pure a quelli del distributore di benzina e alla sala giochi. E anche al salumaio, glielo aveva detto anche ai clienti del salumaio che mi avrebbe ammazzata. Oh. Mm-hmm. Infatti quando l'ha fatto non sembra vegliato nessuno, Già lo sapevano. Sapete cosa avevano scritto sui giornali? No. Un raptus improvviso, che follia. Ma quando mai? Che erano anni che lo andava dicendo ai 420. Perché a me veramente mi è sembrata una morte annunciata. Ah sì, io ci ho avuto l'annunciazione. Come la Madonna. Come bella, chiara, risaputa. Ma guardate che è una bella soddisfazione in un paese dove non si sa mai niente. Perché io vengo dall'Italia e la chiamano l'Italia dei misteri. Ma quali veri che non si sa niente per anni e anni? Com'è? Ustica? La strage di Bologna? Qualcuno ne sa qualcosa? No. Niente. Qualcuno di voi ci ha capito qualcosa? No. Buio. Invece, quando sono morta io, l'hanno capito subito tutti che era stato mio marito ad ammazzarmi. Eh sì, aveva detto che lo faceva, infatti lo ha fatto. Oh, se non sono soddisfazioni queste. Però c'è solo una cosa che non mi torna, sapete? Perché? Se lo sapevate tutti, perché gliel'avete lasciato fare? E io? E io perché gliel'ho lasciato fare? Vieni, dammi un panno, va che ti pesa. Da dove arrivi? Siediti qui con noi, va. Vuoi raccontarci da dove arrivi e che ti è successo? Sapete, è bella l'aria frizzante la mattina. Quando si esce presto e gli uomini del mercato non hanno ancora sistemato le piramidi di fiori profumati sui banchi. Con la mia piccola divisa della scuola attraverso la folla di Peshawar, a spalle dritte. Sembro proprio una soldatessa fiera. Ma il mio esercito è composto da soli giovani donne, armate di buone intenzioni, e di un gran desiderio di cambiare, se non il corso della storia, almeno il proprio destino. A giugno avrei fatto l'esame e, nonostante il parere contrario di tutta la mia famiglia, mi sarei iscritta all'università. Sapete di cosa? Cosa? Facoltà di legge di Bangalore in India. Brava! Infatti, ho sempre sognato di fare l'avvocato, anche se mia madre pregava tutte le notti perché io cambiassi idea. Perché?
Eh sì, perché tutte le ragazze che vogliono studiare rischiano grosso nel mio paese. È meno pericoloso fare la puttana. È buffo, no? Sì. Un giorno, due uomini in motocicletta hanno fermato lo scuolabus e mi hanno sparato in fronte. I talebani hanno capito tutto. Una donna istruita rischia veramente di cambiare il mondo. Meglio farci fuori prima del diploma. Un'esecuzione plateale, un segnale per tutte e si chiudono i libri per sempre. Mi hanno detto che i venditori di fiori di lotto di Bangalore con un solo tocco magico riescono a trasformare un bocciolo ancora chiuso in un fiore spalancato sul mondo. Wow, bello. Io però rimarrò per sempre giù. Ma no, non abbiate paura. State tranquilli. Io ho perso solo una battaglia. Le mie compagne di classe non si arrendono. No, loro sono ancora armate. Hanno nascosto la divisa e i quaderni sotto lo scialle. Mentre fanno finta di essere ignoranti. Ma loro stanno già vincendo la guerra. Ancora l'unità.
invece l'ha fatto con grande abilità proprio di scrittura. E quindi le voglio, io sono pazza di queste donne che ogni sera... Allora voglio ringraziare anch'io le mie donne, la mia donna che è qui. Poi ho la fortuna in comune di essere attorniato da grandi donne che mi fanno fare bellissima figura. Grazie. Un'ultima cosa, per chi non ha visto, per chi ci ha visto su Rai 3 alle fate del Kilimangiaro, dovete iscrivervi, andate sul sito, le fate del Kilimangiaro ogni giorno con la vostra email, votate fino al 6 aprile che forse... Per Porto Buccolè. Era scontato. Forse tutti quanti ce la facciamo, potremmo diventare il borgo dei borghi d'Italia. Ma c'è! Io, sicuramente come tutti voi, io mi sono emozionato. Tutti bravissimi, ma quando ha recitato lei, io ero in trance.